L'energia che negli anni 50 aveva realizzato la grande ricostruzione dell'Occidente, negli anni 60 continua e si trasforma in uno straordinario slancio che permea tutti gli aspetti della società. Milano interpreta come protagonista questa vitalità e diviene emblema dell'ideale laboratorio che caratterizza quell'epoca. La sua unicità è di rappresentare il vertice creativo quasi nella totalità dei saperi. La densità di intelletti e di personalità di altissimo profilo rievoca altre grandi città e periodi storici come la Berlino degli anni 20, la Vienna o la Parigi del primo Novecento o la Firenze Medicea. Cercheremo di comprendere insieme le ragioni profonde di questa straordinaria concentrazione. Il monopolio della natura era stato annullato in seguito alle ricerche del professor Natta e della sua scuola. La Camera ha approvato la legge che nazionalizza l'energia elettrica. Fu la pietra miliare per l'avvento dell'impresa pubblica come strumento di politica economica. Milano è una città abbastanza interclassista, o quantomeno abituata per tradizione al colloquio fra i diversi ceti. Basta pensare che la nostra edilizia era al piano nobile, i signori che erano aristocratici, sopra diciamo, i professionisti e sotto gli operai, no? E vivevano nello stesso indirizzo. Io arrivo in sede, la segretaria del signor Allodi si chiamava Rosanna, non me lo dimenticherò mai, e bussa, il signor Allodi mi fa entrare e poi gli dice: Rosanna, mi porti uno spillo, che questo che ha studiato, che fa il sindacalista, lo sgonfiamo noi. Porco. Voglio andare a Roma di domenica, le mie ferie le passo tutte a Rimini, giocherò a Toto Calcio tutti i sabati, per parlarne con i colleghi lunedì. Insomma, risultato, quella meravigliosa scena che vedete alla fine di Rocco e i suoi fratelli è l'Idroscalo, perché è magnifica. No, non è l'Idroscalo, è il lago di Fogliano. Sono dovuti andare vicino a Latina, rifare tutta la cosa, fare le calate in cemento come se fosse l'Idroscalo, costruire il chiosco delle bibite come il coso, e quando voi vedete il film vi sembrerà la nostra Milano. Non lo è Latina. E questa era la bellezza di Milano negli anni 60. Si incontrava della gente straordinaria, perché a parte gli artisti che frequentavo, ma lì ho incontrato e ho parlato, e vengono i brividi a pensarci, con Marcel Duchamp, con Man Ray, con Chad, con Masson, con Maisons. Anche la grafica raggiunse livelli internazionali e scoprì in Bob Norda un maestro indiscusso. Trasferitosi da Amsterdam nel 1957, tra gli innumerevoli segni lasciati a Milano spicca la grafica della metropolitana, poi imitata in tutto il mondo con la sua iconica M. E allora iniziò, appunto Piero Bassetti ne è stato un protagonista, quell'esperimento di centrosinistra, cioè sostanzialmente una alleanza che superava le coalizioni centriste. Il vecchio problema era: vai a letto con Nenni, ti svegli con Togliatti, no? Cioè l'idea che i socialisti fossero l'anticamera del comunismo. Cioè, trovare Ludovico Geymonat, adesso noi diciamo un nome, ma vuol dire parlare, voleva dire assistere alle lezioni di una persona che era marxista, quello che vogliamo, però aveva partecipato alle riunioni del Circolo di Vienna, era uno dei pochi italiani a dare del tuo ad Einstein. Era amico di Popper, amico di Wittgenstein, amico di Carnap, cioè conosceva tutti di prima mano. Io ho sempre paragonato l'Inter un po' ai Beatles, cioè casualmente, improvvisamente è arrivato un insieme di persone, non solo il presidente, l'allenatore, il segretario, ma i giocatori erano un insieme di persone che messe insieme erano perfette, come se fossero nate per stare insieme, per vivere insieme, per vincere insieme. Signore! Signori! Vi presentiamo i Beatles! Alla Cattolica c'era innanzitutto il mio maestro Gustavo Bontadini, che continuo a considerare come una delle figure filosofiche più importanti del Novecento.
più volte ho scritto, perfino forse facendo arrabbiare qualcuno, che Bontadini voleva tre Maritain. Ci pensa un attimo, fa Paolo a Barigion, va dentro ti che femo una ridada. Pensa se uno che si gioca il campionato può fare una formazione così. Ebbene, Barigion ha fatto tre gol, abbiamo vinto 5-2. Quando abbiamo fatto Paradise Now, era già più avanzato la storia. Era già più preparata. E noi possiamo fare, toccare l'un l'altro. E la nudità era più accettabile, che abbiamo un corpo sotto tutto questo. Era accettato. Era accettato, sì. Veramente c'è un corpo qui. C'era una specie di Bibbia con le parole proibite, non si potevano dire tante parole, vi farà ridere, ma non si poteva dire deodorante, era proibito dirlo, bisognava dire in televisione, se li guardate, stai fresco tutto il giorno. Anche di, per esempio, di vecchie attrici come Paola Borboni, io l'ho sempre vista vecchia, forse allora non era tanto vecchia. Le sue briciole, e ora questa morte mi getta di nuovo in balia del destino. E allora voi capite perché il 12 dicembre 1969 viene consumata la strage terribile di Piazza Fontana. Il tentativo liberticida di ricacciare indietro con il sangue e in modo autoritario e antidemocratico questa enorme capacità di cambiamento democratico che veniva emergendo. Poi in Italia arrivavano anche gli stranieri, per esempio Muto Cage, il grande musicista americano. Era stato fatto La Piccola Scala. La Piccola Scala era sperimentale ed era il luogo adatto per poter fare alcune di queste cose. Per esempio un'opera di Sanguinetti e di Berio è stata data proprio alla Piccola Scala. This is why the project was one no ordinary monument, put in order. They exist in any city, exist monuments like that, but this is the monument related to very great architectural site. One you have a domo, another half the scala. A causa delle continue richieste di modifiche da parte della commissione per una supposta uniformità del complesso, alla fine Fontana abbandonò il progetto, una grande occasione mancata per Milano. Questo Milano mi ha affascinato perché era una città veramente europea. Mi ricordo quando arrivo a Roma c'era sempre Moravia che diceva: cosa c'è di nuovo a Milano? Dico: ma tu sei qui? Ogni sera andavo a una cena da amici, era molto mondano, culturale. Dice: ma e qui c'è solamente Palazzo, la vera Italia è Milano.